Allora, Tonino, com'è stato questo atto finale di una carriera prestigiosa, come ti stanno scrivendo in tanti negli SMS che ti arrivano di stima? Beh, sai, quando finisci una carriera c'è sempre un briciolo di emozione, ma ti arrivano anche tante soddisfazioni, tante manifestazioni di affetto da parte di colleghi, di tecnici, di allenatori, di personale che magari ha lavorato con te soltanto episodicamente. Questo che significa che almeno sul piano dei buoni rapporti qualche cosa hai seminato, e questo per un uomo alla fine direi che è un riconoscimento fondamentale. Personalmente, per la mia visione delle cose che ho nella vita, i soldi non contano tanto. Si è ricchi solo se si ha amici, perché se hai i soldi e sei solo, resterai sempre solo. Meglio gli amici, il vero patrimonio di un uomo è quello. Grandi parole anche da parte di Alfredo Provenzali e Riccardo Cucchi in diretta nel saluto che ti hanno dedicato in tutto il calcio. Sì, direi che mi hanno usato un'attenzione che non immaginavo. Addirittura per gli ultimi minuti della trasmissione mi hanno dato Parma come campo principale, come si fa con un atleta quando abbandona il terreno di gioco e si concede la standing ovation da parte del pubblico. Davvero un'emozione forte, un'attestazione di affetto, ma anche una dimostrazione di grandissimo stile da parte di una famiglia straordinaria come quella di Radio Rai. Tra l'altro Riccardo Cucchi ha avuto anche sensibilità nel mandarti qui a Parma, così come gli avevamo segnalato, che secondo noi gli avrebbe fatto piacere a Tonino chiudere proprio in sì, questa Parma città. Sì, Parma è stata la città di tantissime mie radiocronache entusiasmanti. Tra l'altro la squadra del Parma è forse la squadra che ho seguito di più negli anni scorsi, nelle coppe europee, ed ho sempre ritenuto quella comitiva di tifosi e di VIP a seguito della squadra una comitiva straordinaria. Il loro affetto mi ha ripetutamente commosso anche in questa giornata. Anche perché ti hanno consegnato una maglia, no Tonino? Sì, è stato così gentile il Parma, su indicazione dell'amico Corrado Marvasi, a consegnarmi una maglia personalizzata con il mio nome e con il numero delle mie radiocronache, 1125, un numero chilometrico, è un ricordo che conservo e che conserverò sempre con grandissima emozione. Allora in bocca al lupo Tonino, e speriamo che ci sia qualche altra radiocronaca al di là di quelle ufficiali che sono terminate. Grazie oggi. Io a voi amici auguro 1125 anni di salute e dal Parma 1125 vittorie. Grazie mille.